Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti dell'ultimo periodo che comprendono aprile, maggio e giugno. Sono tantissimi. Non sono stata brava e ho dato fondo a tutti i miei risparmi praticamente. Non mi soffermo più di tanto sulle trame perché altrimenti il video viene lunghissimo. Giù nell'info box però come sempre troverete link di tutti i libri che vi mostro, sono link affiliati ad Amazon o a IBS Feltrinelli. Questo vuol dire che in caso di un acquisto tramite uno di questi link per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Un altro modo per sostenere il canale è lasciare un like, iscrivervi e commentare questo video. Allora, vi dicevo, l'unico acquisto che ho fatto ad aprile è stato senza la bacchetta, è praticamente scritto da Tom Felton, che è uno dei protagonisti di Harry Potter, è una specie di biografia che a me sinceramente incuriosiva. Il prezzo di copertina è 16,90€, però io avevo un buono che mi stava per scadere su IBS e quindi l'ho utilizzato per acquistare questo libro che altrimenti a prezzo pieno non avrei assolutamente mai acquistato. Con quel buono l'ho pagato solo 5€, quindi l'ho preso. Poi, passando invece agli acquisti e ai libri che appunto ho ricevuto a maggio, come prima cosa voglio partire da una collaborazione. Vi ho parlato di questo libro nell'ultimo wrap up che ho girato, vi lascio il link di quel video. Sto parlando di Tsuki, La sentenza della luna, il primo libro di una saga fantasy orientale scritto da Isabel Soledad Giacomelli. È un'autrice che gentilmente mi ha inviato, mi ha mandato, perché poi in realtà ci siamo viste di persona, questo suo romanzo che ho letto e mi è piaciuto moltissimo. Un romanzo con all'interno delle belle illustrazioni, c'è anche una mappa, insomma un libro molto molto curato ed è un libro che io ho amato tantissimo, stupendo, con delle atmosfere che ricordano tantissimo i manga, gli anime giapponesi, insomma cartoni animati giapponesi tipo Pokémon oppure anche quelli di Miyazaki. Mi sono piaciuti i personaggi, la trama, perché c'è un mistero che rende il libro assolutamente accattivante, una scrittura fluida ed è un libro che a me è piaciuto tantissimo. Insieme all'autrice poi, lei abita vicino a me, io ero nella sua città per una cosa purtroppo non bella e dovevo rimanere lì delle ore. E quindi lei mi ha fatto compagnia per tutto il tempo, quindi la ringrazio per la compagnia, sono stata veramente molto bene nonostante insomma la giornata particolare e siamo passate in una libreria che non avevo mai notato sinceramente e lì ho acquistato questo, che è edito il Castoro Off ed è Where the Dark Stand Still, La foresta dell'amore eterno. È un libro che appunto l'autrice di Tsuki ha letto e a lei è piaciuto moltissimo e niente, sono curiosissima di leggerlo. Ha le pagine colorate, insomma un'edizione come tutte quelle del Castoro Off, molto molto curate, molto belle, c'è anche il segnalibro e niente, vi farò sapere una volta letto. Comunque l'edizione è spettacolare come tutti i libri di Il Castoro Off. Altra collaborazione è stata con Olga Tri, La leggenda della sorgiva, un libro edito Segreti in giallo ragazzi. Di quest'autrice avevo letto anche Nanà la strada verso casa, che mi era piaciuto molto, e Di bel drago, che non era scritto dall'autrice ma era illustrato, perché infatti questa autrice, oltre appunto a scrivere belle storie, fa anche dei bellissimi disegni. Infatti la copertina è stata realizzata da lei, come anche le illustrazioni che troviamo all'interno di questo libro. È un libro per ragazzi che però è adatto a tutte le età, di circa 400 pagine che scorrono tantissimo. Il pregio di quest'autrice è quello di riuscire a scrivere delle storie coccola, delle storie magiche,
rilassanti, che delle storie che ti trasportano appunto all'interno del libro, che ti fanno sognare con dei bei personaggi, delle belle atmosfere. Qua siamo in Francia, a Sedrì, che è un piccolo paesino francese, e niente, io vi straconsiglio questo libro perché a me è piaciuto tantissimo, veramente molto 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 carino, grazioso, come anche è l'autrice, se la seguite su Instagram. Poi c'è stata la Fiera del Libro a Livorno e sono passata, come al solito, come ogni anno, da Blueberry Edizioni e ho fatto degli acquisti. Allora, intanto ho acquistato Purché tu sia felice di Paola Bellini. L'autrice era presente allo stand e mi ha infatti autografato il libro. Inoltre, io avevo portato anche un altro libro sempre suo, sempre edito Blueberry, però un libro fantasy, mi sono fatta autografare anche quello. Questo è un romance, però con delle tinte gialle, che non vedo l'ora di leggere, e sono libri che purtroppo ancora non sono riuscita a leggere, ma rimedierò, spero presto. Poi Star, Il destino tra le stelle di Federica Gaspari. Anche qua sono dei libricini molto scorrevoli, è un romance anche qua, e un font molto grande, quindi sono dei libri che veramente si leggono in una giornata. Poi di Liz McTee io ho acquistato Non chiamatemi Cenerentola. Avevo letto un altro libro dell'autrice che mi era piaciuto molto. Lei fa più che altro chick lit, commedie chick lit, scrive molto bene, molto scorrevole, quindi ho voluto acquistare anche questo libro che ha una copertina fantastica. Ho acquistato poi Lika di Marta Beritelli, che è un fantasy, un bel fantasy cicciottello, però la trama mi ispirava, anche la copertina, quindi l'ho preso. E infine ho preso Selvaggia di Mattia Vanfiori. Di questo autore io ho letto La mano della principessa, sempre edito Blueberry Fantasy Edizioni, ed è un libro che io ho amato tantissimo. Infatti non vedevo l'ora di acquistare anche questo suo secondo libro, perché sono curiosissima di leggere questa storia. La scrittura dell'autore mi era piaciuto moltissimo. La storia, appunto, del libro che ho letto era super accattivante, scorrevole, bella. Era un fantasy, un dark fantasy con delle tinte horror, e mi è piaciuto tantissimo. Avevo dei soldi, dei buoni da spendere su Amazon, e li ho spesi, ovviamente. Allora, intanto ho preso di Maria Erika Martino Sirion l'erede, World Edizioni. Questo è il secondo volume della trilogia. Il primo l'ho amato e il primo me l'ha omaggiato l'autrice. Appunto, questo secondo libro, una trilogia sempre fantasy, che non vedo l'ora di leggere perché io voglio assolutamente andare avanti con questa storia. L'avevo amata tantissimo e purtroppo i tempi mi si sono veramente tanto ristretti in questo periodo, quindi sto leggendo meno, ma voglio recuperare assolutamente questi acquisti perché mi chiamano dalla libreria. Ho preso poi il secondo libro della dilogia di Elisa Cavalli. Il secondo libro è Al di là delle stelle. Il primo mi era piaciuto tantissimo, si tratta di un fantasy romance. Questo appunto è il secondo volume autoconclusivo, che conclude, scusate, la dilogia. Un volume illustrato, un volume molto curato, molto bello come tutti i libri di questa autrice, e appunto il primo super consigliato, fantastico, voglio assolutamente finire la storia. Ho acquistato poi un autoconclusivo, L'ultimo spettacolo di Mr. Wish di Melissa Convertino. Una storia che a me ispirava molto. Avevo questo libro in wishlist da un bel po', e alla fine l'ho preso. Una storia adatta, da quello che ho capito, al Natale, per il periodo natalizio, però insomma io l'ho preso, mi piaceva molto la copertina, mi attirava la storia, e vedremo poi com'è. Comunque le recensioni che ho letto sono molto positive. Poi ho acquistato Le cronache della lunga strada, L'equilibrio del tutto, il primo volume di questa saga, che io ho già letto in realtà in digitale. È uscito il secondo volume, ma io vorrei rileggere in cartaceo
il primo volume per poi passare al secondo. Mi era piaciuto moltissimo, è un mix di più generi, un fantasy con degli elementi di fantascienza, con degli elementi horror, all'interno troviamo tantissime creature magiche diverse, un libro molto molto originale, molto particolare, che a me è piaciuto da morire e che appunto vorrei rileggere per poi passare direttamente al secondo e leggerli di fila. Poi ho acquistato l'ultimo libro di Sara Grandotti, che è Emolacria, un libro che ha una copertina fantastica. Di questa autrice ho letto la sua dilogia, che sempre fantasy, che mi era piaciuta tantissimo, tra l'altro molto curata, bella, proprio bella, e anche questo libro devo dire che è bellissimo, curato negli interni, negli esterni, è fantastico. E la storia un po' dark mi ispira da morire, quindi penso che sia uno dei prossimi che leggerò. Poi ho preso due libri che fanno parte appunto di una dilogia. La dilogia è Body, il primo libro, Cuore di Ferro, di Azzurra Pasquali, non ve l'avevo detto, l'ho letto in ebook, era stata una collaborazione con l'autrice, si tratta di un distopico, mi era piaciuto tantissimo, veramente tanto, e ho voluto acquistare il cartaceo del primo e anche il cartaceo del secondo, che è Anima di Fuoco, in modo da appunto finire la dilogia, ma avere tutte e due in carta. Il primo me lo ricordo benissimo, quindi non c'è bisogno di andarlo a rileggere, leggerò direttamente il secondo, però volevo averli entrambi fisici nella libreria e vedremo come si concluderà questa dilogia. Siamo quasi alla fine, sto andando più veloce che posso. Ho acquistato poi Tempesta Solare, i giorni del Sole di Rosalba Mio, edito Booksprint. Questo, anche questo è il primo di una dilogia, dovrebbe essere anche qua tipo un distopico, ora non mi ricordo, comunque la trama mi ispirava molto, ce l'ho in wishlist da mesi, mesi, mesi e mesi, è uscito anche il secondo volume, intanto ho preso il primo, guardiamo com'è, è il primo libro che prendo di quest'autrice, non ho mai letto niente, ma le recensioni di questo libro sono tutte molto positive, quindi sono molto curiosa. Su Vinted poi ho trovato questo libro di Sofia Lamberti, che è Nero Pesce, edito Albatros, un libro che io occhiavo da tanto, un libricino molto molto piccolo, ambientato in Italia, parla di questi ragazzi che stanno scontando delle pene in un carcere minorile. Niente, mi ispirava come storia, la copertina mi ha attirato sicuramente, l'ho preso, vi farò sapere assolutamente com'è. Poi, questi sono stati invece gli ultimissimi acquisti. Li ho inseriti qua e non ho aspettato la fine del mese perché la casa editrice Pav Edizioni ha un'offerta molto speciale per questo periodo. Tre libri fantasy a 12,90€ oppure tre libri, mi sembra, gialli, thriller a 12,90€. Comunque ci sono varie offerte e io ne ho approfittato. I libri sono cartacei, ma non si possono scegliere. Potete nelle note però scrivere se avete qualche libro in wishlist e sperate, appunto, potete sperare che la casa editrice vi mandi quelli. Io ho fatto così, nelle note ho scritto, ho scelto i tre libri fantasy a 12,90€, nelle note ho scritto la mia lista, che era infinita, di libri che mi sarebbe piaciuto leggere e ho ritrovato nel pacchetto i tre libri che volevo. Allora, il primo è di Maria Comino, Le streghe di Mamrot, si tratta ovviamente di fantasy, di questa autrice ho anche un altro libro in wishlist, sempre della casa editrice, mi sembra sia è La maledizione di Lorenza, che è un altro libro dell'autrice che vorrei leggere, intanto ho preso questo, e poi ho trovato nel pacchetto Il mezzo sangue di Klaus Tamburini. Ho visto che c'è anche il secondo libro, non so se è una dilogia, una trilogia, una saga, però io ancora prima che uscisse il secondo avevo già messo nella wishlist il primo perché la storia mi ispirava molto, tra l'altro c'è anche il segnalibro e quindi sono stata contentissima di riceverlo. E l'ultimo libro, Le terre di Narvain, il figlio dell'oblio, di Aurora Nardoni, un bel libro, bello corposo,
con una copertina magnifica. Pav Edizioni, secondo me, fa delle copertine molto belle. E anche questo c'è scritto volume 1, quindi non so se è primo di una trilogia, di Logia o Saga, comunque non è autoconclusivo. Però curiosissima di leggerlo, anche di questo ne ho sentito parlare molto bene. Ok, quindi questi sono stati i super grandissimi acquisti che ho fatto nel periodo. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli o se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!